Oggi mi corre l'obbligo di dover smentire un articolo che è uscito sul Sole 24 Ore. Articolo che mi riguarda perché ancora una volta e per l'ennesima volta dipinge il mio passato utilizzando questo metodo boffo, quello dei si dice, quello dei forse, senza portare alcuna prova, ma infangando però in qualche modo l'onorabilità di una persona. L'accusa che mi viene mossa, che mi si rivolge, è quella di essere un dipendente di un imprenditore, amico di un altro imprenditore che ha avuto problemi con la legge, ha problemi con la legge. Ebbene, allora cominciamo a fare chiarezza sul campo. Io non conosco l'imprenditore Di Vincenzo, non l'ho mai conosciuto e sfido chiunque a dimostrare il contrario e fino a quando qualcuno non lo proverà dovranno stare tutti zitti. L'imprenditore per il quale lavoravo, che invece è Locascio, sottolineo per il quale lavoravo perché in data 10 aprile io ho ricevuto la lettera di licenziamento e potete capire che non lavoro più con la persona indicata, ma soprattutto non corre neanche buon sangue, visto che, essendo in aspettativa, mi ha anche licenziato. C'è da dire anche un'altra cosa, che io avevo diritto, perché l'azienda è fallita, alla mobilità, ma essendo un consigliere regionale, pur avendone diritto, non mi sembrava giusto prenderla, e quindi l'ho lasciata all'INPS, nelle possibilità di uno Stato che soldi non ne ha e che poteva comunque in qualche modo dare dei soldi a qualcuno che ne aveva di bisogno, qualcun altro che entrava in cassa integrazione o in mobilità. Ho voluto fare spazio in questo senso. Ma queste sono cose che fino ad oggi non ho voluto mai dire perché pensavo che potessero rimanere comodamente segrete ed erano cose di cui non mi volevo vantare. Però sono stanco di ricevere insinuazioni come quelle dell'onorevole Nello Di Pasquale che in aula al Parlamento regionale si permette di dire che si dice che la mozione di sfiducia sia stata scritta nelle segrete stanze dei bottoni di queste persone di Caltanissetta che remano contro l'azione purificatrice del governo Crocetta. Onorevole Di Pasquale e chiunque ci ascolti e soprattutto i redattori del Sole 24 Ore, noi la mozione di sfiducia l'abbiamo scritta di nostro pugno, senza essere veicolati, senza essere strumentalizzati da nessuno, perché crediamo che questa azione di governo sia totalmente fallimentare. Non ho più intenzione di rispondere a queste insinuazioni di bassissima lega e qualora vengano riportate ulteriormente, poi mi riservo di parlare in altre sedi perché adesso sono veramente stanco e questa è la politica che sapete fare, che è quella del gettare fango. In siciliano si dice domascariare la figura degli altri, anche quando non c'è nulla da infangare perché la persona è completamente pulita.